Allora, ciao ragazzi. Allora, un video importante che spero che guardate dall'inizio alla fine, dove vi spiegherò perché da noi, ma anche in generale nella vecchia Europa, ma in particolare da noi, finirà molto molto male. E ci aspetta veramente un periodo pericoloso e difficile, secondo me, difficile per tutti, eh? A cui pochi sfuggiranno se non quelli che comunque hanno l'argento, hanno l'articolo quinto, hanno il denaro, hanno gli sghei, hanno i soldi, hanno i geld, ok? Se sei pieno di soldi te ne puoi fottere, puoi comunque sempre prendertene, andartene da un'altra parte. Allora, prima di iniziare il video, questo è un primo video dopo, diciamo, ufficiale, vero e proprio, che faccio dopo che sono tornato dal Marocco. In Marocco ci sono stato 2 giorni perché sono andato al matrimonio di Zaccaria, che è un amico, e nel mentre ero lì, in un giorno vi ho fatto un po' di video, e quindi è stata una toccata e fuga. Per me questo è stato un anno orribile, terribile, difficile, che mi ha piegato e da cui cercherò di riprendermi, ovviamente, anche se non è facile, ok? Perché quello che ho passato io, non solo io, è veramente una cosa veramente che ti devasta dentro. Allora, però andiamo avanti. Allora, ringrazio prima di iniziare Antonio Scaldarella, grazie Antonio che mi supporta. Cercherò comunque di portarvi, a differenza di altri, sempre dei reportage in giro e non nello studiolo, anche se adesso sono in uno studiolo. Cercherò comunque di portare, fare un po' di formazione reale sul campo. E adesso la mia vita è cambiata e devo comunque capire un po' di cose, devo assorbire la botta, gestire un po' di situazione, la vita va avanti, vediamo. Comunque vi prometto che porterò ancora informazione reale sul posto, ok? Grazie a tutte le persone che comunque mi stanno vicine. Il periodo difficile che ci aspetta è perché, per due motivi. Uno è colpa anche nostra. Io non so, cazzo, il sistema come sia stato così bravo, così capace di appiattire veramente la gente. Cioè, 30 anni fa, 30 anni fa, e poi vi dico perché finisce veramente male. Cioè, 30 anni fa morta la sinistra in Italia, si è creato quello che il venerabile volevano: due blocchi uguali, precisi, identici, neoliberisti, che dovevano far finta di litigare fra di loro per poi portare a termine quello che è la spianata, la spianatura. Noi abbiamo avuto un periodo anni 60, 70, 80, metti anche 90, fino agli anni 90, di lotte sindacali, di quando esisteva la sinistra in Italia, che ha comunque portato a un certo livello di benessere perché comunque i diritti sono stati conquistati dalle lotte operaie di sinistra. Ok? Finito tutto questo, hanno iniziato lentamente a fare un lavaggio del cervello e a mobilitare man mano tutto questo. E tu dovunque oggi leggi, vedi gente che è strepenata, gente che è strepenata. Non so se questo termine non è un termine italiano, strepenato, probabilmente è un termine che è dalle mie parti. Cioè, c'è gente che è spianata, strepenata, forse strepenata, proprio strepenata, ok? Cioè, spianata, ma proprio a livelli allucinanti.
Anzi, sono proprio questi che fa il... Bravo! Bravo! Ma io dico... Ma non ti stai rendendo conto che ti hanno tolto tutto? Vivi in un paese dove non c'è neanche un salario minimo garantito. Cioè, in Germania, anche se non sai fare niente, comunque 13 euro all'ora li prendi. Minimo. Cioè, vivi in un paese in cui... Cioè, hai la benzina 2 euro al litro. Costo delle bollette... Arrivano delle bollette pari a un salario. E ai supermercati è raddoppiato il costo della vita. Cioè, vai con 50 euro, non compri più niente. E... Cioè, le autostrade... Praticamente sono stato in Spagna, praticamente ho pagato 8 euro in non so quanti chilometri ho fatto fra di qua, di là, di su. Cioè, praticamente la maggior parte hanno tolto anche i pedaggi. In Olanda sono gratis, in Belgio sono gratis, in Lussemburgo sono gratis, in Olanda sono gratis. In Svizzera paghi 40 euro di bollino tutto l'anno. Cioè, da noi aumentate pure quelle, ma non dovevano nazionalizzarle, ma non dovevano abolire l'accisa sulla benzina. E questi sono qui. Oh, bravo! Sono lì a fare i post sui social. Postano i post di quegli altri. Oh, guarda quelli come sono brutti. Pensando che questi sono differenti. Ma ragazzi, ma dico. Ma io dico, ma veramente. Ma quanto è stato bravo il sistema a creare tutto questo? A dare ogni 2-3 anni un salvagente? Cioè, sono lì, no, ma adesso arriva questo e questo. Bravo! Ma io veramente sono allucinato. E più sono strepenati, più sono liberisti, più sono destroidino liberisti. Incredibile. Gli stanno togliendo tutto. Adesso attaccheranno la casa, attaccheranno gli ultimi risparmi. Vabbè, sanità ormai è come se fosse già privata, perché se vai a livello pubblico ti ci vogliono 3 anni da aspettare, 2 anni. Anzi, ho dovuto far fatica io, perché ci avevo una congiuntivite, a trovare privato. Ho fatto fatica io, perché ormai diventa privato, se non ti danno l'appuntamento dopo 2 anni. Ho dovuto far fatica io. Mi davano appuntamenti dopo un mese e mezzo. Ho dovuto far fatica. E niente. Finirà molto male. Non finirà male. Finirà malissimo. E mentre la gente sprofonda sempre di più, cazzo, cioè, non hanno messo neanche un salario minimo a 12, 13, oggi dovresti mettere un minimo a 13 euro come in Germania, col costo della vita che hai, non hanno messo neanche un salario minimo, ma questi, che voi siete lì, bravi, si sono rimessi pure il vitalizio, e voi siete lì bravi. Questi sprofonderanno sempre di più e saranno sempre lì a applaudire e saranno sempre più convinti e sempre più destroidino liberisti. Incredibile. È allucinante.